C'è un gioco recentemente, ma per bambini piccoli, in cui vince chi mette sotto con la macchina, adesso questo non c'entra con la prostituzione, però è un gioco violento, mette sotto con la macchina, chi ne mette più sotto vince. Nel memoriale trovato su internet emergono particolari sulla famiglia, sulla personalità dell'attentatore, colpisce soprattutto la sua passione per i videogiochi violenti. Perfetto, devo fare qualcosa. Buonasera signori e bentornati dal vostro Nicola Selvaggio. Oggi affrontiamo uno degli argomenti più spinosi mai toccati da uno youtuber o un twitcher o un blogger: la filosofia del videogiocatore o di noi videogiocatori. So di essermi cacciato in un bel ginepraio, ma sono veramente stanco di sentire insulti, ingiurie e offese vere e proprie verso noi popolo di videogiocatori, o di essere considerati alla stregua dei criminali i videogiochi violenti. Soprattutto non tollero quella frase tipica: ma giochi ancora ai videogiochi? Alla tua età? E spendi anche soldi per comprarli? Beh, detto da una persona che paga per vedere 22 persone ad una palla, la cosa mi sembra piuttosto ridicola. E che sia chiaro, io sono un tifoso. Quest'anno la mia squadra fantacalcistica FS Scarsenal, quella che ha vinto più trofei nel torneo NDR, ha compiuto 20 anni. Parlo con estrema cognizione di causa. Al netto dei fatti, il mio intervento era necessario e, come spesso succede nei miei video, dividiamo la nostra filosofia di essere videogiocatori in tre punti, o parti che dir si voglia. All'inizio i punti erano 18 e il video sarebbe dovuto durare un'ora e mezza, avrei fatto un seminario. Punto primo, l'ars videoludica per noi in quanto tale. Punto secondo, l'ars in quanto arte vera e propria. Terzo punto, il patto narrativo e di gameplay che si crea tra noi e i creatori e gli sviluppatori. Credo che non esista persona migliore per introdurre questo argomento di GameXFiles, che parla di Final Fantasy IX, adesso capirete. Perché, ridendo e scherzando, è stato il primo che ha parlato del tema della personalità all'interno di un videogioco. Corre il grande tema tragico della personalità nei luoghi dove più si è studiata. Il teatro, il luogo dove, come dice una famosa affermazione dell'italico Proietti, tutto è finto ma niente è falso. Perché sono partito proprio dal teatro? Beh, ricordando che il videogioco è un gioco gestito da un dispositivo elettronico che consente di interagire con le immagini di uno schermo, e ricordando che i videogiochi sono un mondo in cui nulla è reale e tutto è lecito, come ricorda la frase motto di Assassin's Creed, facciamo partire la nostra analisi e il nostro paragone esattamente col teatro. Nonostante i videogiochi riprendano i linguaggi di film, letteratura, teatro, hanno canoni ben diversi. Il linguaggio del gameplay è unico tra i media narrativi tradizionali e inoltre è stato autorevolmente affermato che l'interattività è ciò che ha distinto i videogiochi dalle altre forme di intrattenimento mediale di massa. Proprio tale caratteristica permette al videogioco di esercitare un potenziale di immersività e di attrazione che gli altri media non hanno e non avranno mai. Noi siamo i protagonisti della nostra storia. Non stiamo vedendo un attore, non stiamo leggendo una storia di un personaggio nel quale ci possiamo immedesimare ma non possiamo viverlo. Noi andiamo avanti, noi facciamo le scelte. Un videogioco raramente sarà sempre lo stesso. A seconda delle nostre decisioni, delle scelte operate, la partita potrà andare avanti in maniera differente. E riflettete un attimo anche sulle opere teatrali. Esse dipendono molto dalla condizione degli attori. Non so se avete mai visto uno spettacolo che portava il comico Paolo Rossi, dagli attori stessi che capitavano in città in città. Il comico Paolo Rossi portava un Romeo e Giulietta dove la maggior parte dei protagonisti venivano sorteggiati o estratti a sorte tra il pubblico. La performance era ovviamente diversa in ogni città. L'interattività, l'esperienza diversa, porta noi giocatori a vivere e a toccare con mano le nostre storie e vite
nuove. Si forma quindi un processo di autocoscienza. Insomma, signori, impariamo a conoscere noi stessi. Cos'è l'autocoscienza? È l'attività riflessiva del pensiero con cui l'io diventa cosciente di sé, a partire dalla quale poter avviare un processo di introspezione rivolto alla conoscenza degli aspetti più profondi dell'essere. L'autocoscienza è stata quindi considerata la prima e unica forma di sapere certo e assoluto, essendo interiore e non acquisita dall'esterno, non essendo contaminata da tutte quegli input, quelle informazioni che noi vediamo ogni giorno, con la quale dobbiamo preservare la filosofia stessa dalle derive del relativismo e dello scetticismo, tanto da essere utilizzata come strumento di intellezione dell'idea di Dio. L'autocoscienza è un'indagine rivolta su noi stessi e non sul mondo esterno, che critica e mette in discussione se stessa. Pensateci! Voi non accompagnate il protagonista di un'avventura, un Solid Snake per esempio, voi vi immedesimate in lui, migliorando come riflessi, come pensiero. Voi giocate perché volete essere lui. Qualcuno di voi con le orecchie a punta avrà notato che io ho accennato alla possibilità di scelta. Sì, lo so, c'è una grande filosofia dietro, ma ci ritorneremo al terzo punto, non vi preoccupate. La cosa interessante nel processo di autocoscienza è la formazione. Secondo Jung è una condizione latente che si risveglia col bambino a seguito dei primi attriti col mondo esterno. Con la ripetizione di piccole frustrazioni, pianto, il biberon che non arriva, eccetera eccetera, un neonato finirà per prendere coscienza della propria individualità, come separata da quella degli altri. Grazie ai videogiochi noi possiamo avere ancora più consapevolezza, ancora più pensiero e vivere altre vite, come un libro, ma in queste vite noi possiamo scegliere. Questa parte è quella che io ritengo più bella, più poetica e più sentita. Vi racconto una cosa che mi è successa molti anni fa. Ero ad Amburgo e mi sono trovato di fronte al viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich. Ho questo ricordo. Io mi giro e vedo quest'opera. Iniziai a viaggiare con la testa nello spazio. Sentivo caldo, freddo, ero libero, oppresso. Fatto sta che mi accorsi poco dopo, sollecitato da un mio amico, di essere stato un'ora a guardare quest'opera. Un po' quello che mi accade quando vedo il mare in tempesta, o quando tanti anni fa, a casa di un amico, vidi Super Mario 64, il sublime kantiano. Ditemi un po', chi non si è mai soffermato a osservare un dipinto? In quanti conoscono Van Gogh o Picasso? Tutti nel mondo occidentale e anche in quello orientale conoscono questi nomi. Però molto pochi si sono mai chiesti: posso comprare un'opera? Sembra molto strana la cosa che ho detto, ma sto entrando nelle variabili economiche, poiché il denaro da 0 a 100 anni ha sempre lo stesso valore per le persone, nonostante l'inflazione. Che valore ha un Leonardo da Vinci, un Raffaello? Sembrano valori troppo lontani dal comune portafogli, per esempio, o più semplicemente opere che era giusto avessero un'esposizione pubblica piuttosto che privata. Ma quante volte in un film voi vi siete detti: io mi sarei comportato in maniera diversa, o in un'opera teatrale o in un libro? Bene, il videogioco ci dà la possibilità di farlo, ci dà la possibilità di spezzare le ali del destino. È ovvio, la storia è comunque precedentemente scritta, ma può cambiare, abbiamo opzioni. E come l'arte moderna è diventata un bene economico, un bene di lusso posseduto e scambiato dalla borghesia e dai ricchi, oggi il videogioco è diventato la base per riferirci all'arte. Pensateci, io mi trovai da dover seguire una linea in 2D a un enorme e assoluto, meraviglioso e smisurato gioco chiamato Super Mario 64 in 3D, con tantissimi livelli diversi dove potevo esplorare a 360 gradi. E lo so che mi darete del pazzo, ma io provo le emozioni che Kant descrive di fronte alla magnificenza della natura o del gameplay. L'uomo prova dapprima un senso di sfarrimento o frustrazione, Dark Souls, ma poi riconosce, grazie all'esperienza del sublime, la propria superiorità in quanto unico essere creato capace di un agire, secondo Kant morale, secondo noi di un agire. Noi siamo collocati al di sopra del videogioco stesso e della sua grandiosità, e li possiamo dominare o li possiamo invertire, cambiare. Noi viviamo
quello che il videogioco ha pronto per noi. Meraviglioso. Come ho già detto su Instagram, a proposito, seguitemi Nicola Selvaggio Official, guidare una macchina da corsa, visitare una biblioteca, un museo, entrare in una città del Medioevo, tutto senza muoversi da una sedia. I più recenti programmatori sono riusciti ad essere così precisi e sofisticati da essere capaci di ricreare mondi o situazioni affascinanti e da farceli sembrare veri. Questo mondo della realtà virtuale che scompare quando si spegne il computer o la console. Tutto sembra perfettamente reale e invece non è altro che una lunghissima sequenza di bit. E adesso vediamo l'aspetto a cui io tengo di più, il prendere decisioni. Per chi non avesse capito il riferimento economico a inizio video, vi ricordo che non è infrequente l'acquisto di riproduzioni di opere d'arte. E perché? Perché anche solo la riproduzione riesce a suscitare in noi emozioni. Nel caso del videogioco è ancora meglio, perché averne una copia è in realtà avere l'originale, che ci dà tutte le emozioni che ci darebbe una qualsiasi altra copia. La filosofia, la vita, le esperienze che abbiamo influenzano il nostro comportamento nella vita di tutti i giorni, determina, che ne so, per chi votiamo, se facciamo beneficenza, se siamo vaccinati. Kierkegaard credeva che la vita, nel suo insieme, consistesse nell'operare delle scelte, proprio come noi davanti a un videogioco. Il difficile era decidere tra le numerose possibilità. Così scrisse nel suo diario: quello che davvero mi manca è la lucidità di sapere quello che devo fare. Ovviamente nella vita, come nei gameplay, alcune decisioni saranno puramente pratiche e non hanno alcuna portata filosofica, ma molte decisioni invece hanno in sé una componente etica, qualcosa che rende una scelta moralmente migliore o peggiore di un'altra. La filosofia può aiutarti a prendere in modo più consapevole qualsiasi decisione comporti la possibilità di una scelta moralmente giusta o comporti il rischio di una sbagliata. In che modo si può prendere una scelta moralmente giusta? Vi faccio un esempio. Io non ho mai ucciso Soler, non l'ho mai trovato pazzo. Mi sono sempre sacrificato in ogni partita di Dark Souls per non ucciderlo o per non farlo impazzire. Certo, alcune volte ho scelto il finale malvagio, molte più di alcune volte, però non ho mai ucciso Soler. Ed è divertente come anche in tutti i videogiochi, compresi quelli sportivi, siamo immersi in norme e regolamenti. Alcune regole però, secondo noi, secondo la nostra morale, secondo il gameplay, hanno un peso maggiore rispetto alle altre. Non bisogna mai sottovalutare il potere delle regole. Certo, questo ci aiuta anche, se riteniamo le regole corrette, a muoverci secondo una morale buona o una morale cattiva. Questo è molto utile perché ci porta a urlare quel famoso "al diavolo le regole". Tutti noi ci troviamo di fronte a funzioni e obblighi in conflitto tra loro e affrontiamo i problemi che ci costringono a scelte difficili, ed è meglio mandare al diavolo le regole in un videogioco sfogandoci che farlo nella vita reale. Non si parla di videogiochi violenti qui, anzi è tutto il contrario, boomers. Sapete anche cosa? Sigwick trovò che in assenza di linee guida le persone prendono le decisioni etiche seguendo tre impostazioni: egoismo, ciò che causa il maggiore piacere; utilitarismo, che giudica la moralità di un'azione in base alla quantità di bene e male che causa alle persone interessate; e intuizionismo, che poggia sulla nostra capacità istintiva di distinguere il bene dal male. Bellissimo che queste tre categorie per un videogiocatore sono già implicite. Un videogiocatore riesce a intuirle senza saperle, senza averle. Ma non solo, si inizia a creare una scaletta, cioè dal punto di vista morale le azioni verranno divise in tre categorie: le cose necessarie, le cose permesse e le cose proibite. Ed è proprio facendo lo stress test sulle cose proibite che si impara, che si cresce, che si capisce quello che si può fare e quello che non si può fare. Sembra assurdo dirlo, ma la scienza per anni è andata avanti così e lo fa tuttora. Il video, signori, finisce qui. Lo so, è stato particolare e diverso dal solito, ma se la salute lo permette, ho in mente uno speciale di Natale al quale inizierò a lavorarci già da domani. Su quale film scommettereste? Come più atteso alla vigilia di Natale. $1. Che cosa? Nicola Selvaggio che fa la filosofia di una poltrona per due? Ni! Ho intenzione di farla in maniera più lovercraftiana. Il progetto è grande e se Ilario Gobbi, miti del tubo, decide di darmi una mano, potremmo portare qualcosa di veramente terrificante la vostra vigilia di Natale. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, condividete, fino a cellate, un abbraccio.